Bene, buon pomeriggio, buona mattinata a tutti, scusate. Iniziamo questa mattinata intensa con questo convegno organizzato dall'Università Europea di Roma e all'interno della Settimana Mondiale del Cervello, la Brain Awareness Week, e diamo in via a questo evento con un breve video della Dana Foundation. Per coloro che non la conoscono, la Dana Foundation è una fondazione americana, privata, che dal 1950 promuove la diffusione delle conoscenze sul cervello e il sistema nervoso al grande pubblico. E anche la fondazione, per i miei studenti, della Magistrale in Neuroscienze Cliniche, è la fondazione che ha dato in via nel 2002 anche alla nascita, tra virgolette, canonica della disciplina che oggi si conosce come neuroetica. Vediamo brevemente questo video che ci introduce a comprendere che cos'è la settimana della consapevolezza sul cervello. Godetevelo. Your brain has about 100 billion neurons constantly in conversation with one another. Line them up and they span the distance between Washington DC and Montreal. That's nearly 600 miles. The communication between your neurons is responsible for everything you do, such as taking the car out for a spin, playing fetch with Fido, or hunting down the best slice of pizza in town. But despite all that hard work, how often do we actually stop to consider what's going on inside our brains? Luckily, there's a whole week to think about it. Brain Awareness Week is a global campaign coordinated by the Dana Alliance for Brain Initiatives that's taking place this year from March 12th to the 18th. Just like neurons, the goal of BAW is to spread information. People from around the world connect through fun and fascinating events to share information about the brain, its functions, and exciting new research. Want to learn more? Visit dana.org/BAW for free resources, a global calendar of events, and tips for planning and promotion. Get ready to celebrate. Molto bene, siamo entrati nel vivo di questa settimana e forse è il primo anno che riusciamo quasi a coprire l'intera settimana, ci manca solo il sabato, ma avremo eventi, abbiamo avuto eventi da lunedì a Pozziglia e poi a Caserta, alcuni di voi sono venuti a visitare il centro Neurobiotech di Neuromed e arriveremo fino alla domenica a Milano con eventi all'interno di questa settimana mondiale del cervello. Abbiamo il piacere e l'onore di avere tra di noi, per un saluto d'inizio, al magnifico rettore dell'Università Europea di Roma, quindi passo la parola al magnifico rettore, che ringrazio, padre Pedro Barrajón, per la sua presenza. Buongiorno a tutti e a tutte. E per me è un grande piacere stare qui con voi. E sono molto contento di questa attività, questa settimana. E un grande, diciamo, augurio di una attenta riflessione e conoscenza su un grande mistero. Voi sapete che un filosofo francese, Gabriel Marcel, faceva una grande distinzione tra problema e mistero. Problema, noi possiamo risolvere un problema, sono oggetti che sono di fronte a noi, in realtà che possiamo cercare di dare una soluzione. Il mistero invece non è così, cioè il mistero è molto più profondo. Non è facile dire, per esempio, chi siamo noi. Possiamo dire qualcosa su di noi, però sempre possiamo dire io sono ancora di più di ciò che ho descritto di me stesso. E credo che il cervello sia un problema, nel senso che noi stiamo sviscerando la sua composizione, però anche un mistero, perché voi sapete che uno dei grandi temi della filosofia contemporanea è la relazione, per esempio, mente-cervello. Cioè, il cervello si identifica con la mente? È qualcosa di più la mente del cervello?
E poi potremmo aggiungere un altro concetto, l'anima. L'anima è la mente, il cervello è l'anima. Dunque abbiamo questa grande sfida della comprensione di noi stessi, studiando il cervello. Ieri è morto Stephen Hawking, poi io ho visto una fotografia recente dell'incontro di questo, era accademico delle scienze in Vaticano con il Papa Francesco. E quest'uomo, una storia molto interessante, e a volte non si sapeva bene, per esempio, di fronte al mistero dell'universo, se lui era agnostico, non lo era deista, non lo era, però comunque una vita dedicata a cercare di capire chi siamo noi attraverso lo studio dell'universo. E lo stesso con il cervello. Studiando il cervello cerchiamo di capire noi stessi. Tante reazioni che noi abbiamo e che non sappiamo perché, probabilmente sono di tipo fisiologico, neuronale. Qualcuno mi dice una parola e io mi arrabbio e poi dico perché mi sono arrabbiato. Cioè noi abbiamo delle reazioni involontarie che non sappiamo perché, anche le altre persone. E c'è una grande parte che possiamo capire attraverso la comprensione del cervello. La grande domanda, io sono filosofo teologo, è questa: avendo capito il nostro cervello da un punto di vista scientifico, vedete bene le parole, da un punto di vista scientifico, comprendiamo totalmente noi? Una domanda, però adesso in questa settimana riceverete tante altre informazioni di tipo molto, empirico, che sono necessarie. Io ringrazio il professor Farina, della presenza del professor Imperatori, i nostri invitati, e auguro a padre Alberto e a tutti voi una buona giornata. Io purtroppo vi devo lasciare, magari ulteriormente vengo a ascoltare e a imparare. Grazie. Ringraziamo il magnifico rettore per l'introduzione e adesso ho il piacere di presentare e lasciare la parola al professor Benedetto Farina, professore ordinario della Facoltà di Psicologia di questa università, per dare il via ufficiale a questo convegno sulle tecniche di neuromodulazione. Grazie, padre Alberto. Dunque, velocemente, anche perché siamo un po' in ritardo. Quando io mi sono laureato, quando stavo per laurearmi, quando mi sono laureato in medicina all'Istituto di Malattie Nervose e Mentali della Sapienza, venivo avvicinato dai colleghi più anziani che mi dicevano: ma tu che vuoi fare, lo psichiatra biologista o lo psichiatra psicologista? Allora era il 1992, diciamo, era l'istituto da dove credo venga anche Saverio Bersani, però di piccolino, credo, in quegli anni, insomma, fatto sta che si chiedeva questa cosa qua. In realtà l'istituto era molto orientato, apparentemente, era, diciamo, un po', come posso dire, il tempio della cosiddetta psichiatria biologica, ma in realtà poi, appunto, anche quello era, diciamo, una descrizione un po' restrittiva. Fondamentalmente la questione veniva posta in termini, diciamo, anche non speculativi ma pratici, dicendo: ma tu che vuoi fare, quello che dà farmaci o quello che vuole fare la psicoterapia, sostanzialmente, ok? Un atteggiamento del genere era tipicamente, era forse uno degli ultimi baluardi, uno degli ultimi momenti di un atteggiamento nei confronti delle scienze psicologiche e delle neuroscienze, e anche soprattutto della psicologia clinica e della psichiatria, un atteggiamento di tipo dicotomico, ok? Come se, appunto, diciamo, la mente, la materia della mente fossero cose che si potessero separare, e soprattutto, diciamo, che si potessero separare i tipi di interventi. Già allora sentì un po' stretta, diciamo, questa scelta che dovevo fare, tant'è che io poi questa scelta non l'ho mai fatta. Quindi io personalmente, diciamo, sono sia uno psichiatra che uno psicoterapeuta, mi interesso di ricerca neuroscientifica applicata, per esempio, alla psicopatologia e alla psicoterapia.
Allora però era così, dopodiché per fortuna però diciamo che queste posizioni così, chiamiamole ingenue tra l'altro, queste posizioni ingenue si sono sciolte come la neve al sole della primavera. Il sole della primavera era proprio diciamo le ricerche neuroscientifiche che già si stavano accumulando negli anni da una parte, e dall'altra la ricerca di tipo antropologico dall'altra. Ovvero, da una parte, diciamo, le neuroscienze cominciavano ad accumulare dati per farci rendere conto, diciamo, di come appunto la mente si potesse studiare nei suoi aspetti più squisitamente psicologici e, per esempio, relazionali. È in quegli anni che poi, diciamo, si sviluppano branche delle neuroscienze come le cosiddette social neurosciences, le neuroscienze sociali. Dall'altra parte erano gli anni in cui cominciavano a venire fuori delle scoperte sensazionali dal punto di vista neurofisiologico che avrebbero cambiato la maniera di vedere appunto il cervello e il suo funzionamento, come per esempio la scoperta dei mirror neurons, dei neuroni specchio, che non solo diciamo spiazzavano i neurofisiologi perché diciamo, ci facevano capire che la divisione delle aree cerebrali non era così netta in aree di input e di output, ma non solo quello, ma soprattutto cominciavano a scoprire le basi neurofisiologiche del fatto che la mente e la materia, diciamo, che produce la mente si è sviluppata e si sviluppa per entrare in relazione con gli altri. Ok? E questo aspetto qua è, credo, l'aspetto più importante per farci capire appunto come studiare sia da un punto di vista, diciamo, così, le indagini, quindi diciamo da un punto di vista speculativo, le neuroscienze in generale e la psicologia dall'altra, diciamo, non siano cose separate, e non sono cose separate, diciamo, i trattamenti. Tant'è vero che al di là di divisioni sempre molto manichee e mosse da interessi, diciamo, personali, di scuola, se non addirittura da una grettezza di tipo, diciamo, dottrinale, quindi direi ideologica, ecco, direi ideologica, ma elevati, diciamo, queste sacche di resistenza, direi così, in realtà la maggior parte dei clinici integra approcci differenti. E quindi, venendo poi al tema di oggi, la neuromodulazione, le tecniche di neuromodulazione cerebrale devono e possono essere utilizzate, questo adesso lo sentiremo dai colleghi che sono esperti in questo campo, proprio come uno degli strumenti che ci servono per trattare la sofferenza psichica degli individui, dei nostri pazienti. Io cito soltanto una frase, dopodiché cedo la parola al primo relatore, che credo che sia Saverio, vero? Sì. Io cito sempre una frase che in quegli anni, la frase non di un neuroscienziato, di uno psicologo, di uno psichiatra, ma la frase di un intellettuale molto raffinato, che è Claudio Magris, uno scrittore e giornalista triestino che scrive sul Corriere della Sera. E Claudio Magris, commentando appunto, diciamo, quello che succedeva in quegli anni, ovvero appunto questa divisione tra biologismo e psichismo, tra teoria organicista e teoria psicologista, diceva, scriveva così, che le teorie organiciste, con spocchia tardo-positivistica, crede che spiegare il meccanismo delle gonadi significhi spoetizzare l'amore, e ne sogghigna compiaciuta. Ed era così. Io dico sempre nei miei corsi che allora il gruppo di psichiatri di Pisa, diciamo capitanato da Cassano, diciamo sogghignava, diciamo compiaciuto per il fatto che loro volevano dare il Prozac, la fluoxetina, a chi era, diciamo così, sofferente per amore, soltanto perché avevano visto che sulla superficie delle piastrine delle persone che soffrivano d'amore c'erano delle modificazioni dei recettori della serotonina. Vabbè, lasciamo perdere, non vorrei commentare questa cosa. Preso l'ignobel però per questa ricerca, di cui loro si vantavano. Negli altri paesi del mondo ti levavano il grant se prendevi l'ignobel, comunque vabbè. E quindi ne sottolineo è compiaciuta. L'altra, cioè la teoria psicologista, ugualmente convinta che l'amore venga spoetizzato dalla conoscenza delle gonadi, con la differenza che si indigna e si convince che la poesia dell'amore possa
venire salvata dall'ignoranza della neurofisiologia. Ecco, direi quindi di abbandonare queste posizioni, diciamo, sentimentalistiche, diciamo, tardo-romantiche o, diciamo, tardo-positivistiche, di aprire le nostre menti, diciamo, invece ad un approccio integrato. E quindi adesso comincio, allora do la parola a Francesco Saverio Bersani, che è uno psichiatra dell'Università della Sapienza di Roma. Prego. Grazie. Parli da là? Ah no, parli del pubblico. Sì, sì, ok. No, ma questa è la terza. Alberto, sta il microfono? La sto accendendo. Prova. Allora, grazie mille dell'introduzione al professor Farina, grazie mille a Padre Alberto dell'invito e al professor Imperatori e a tutti i partecipanti. Per me è un grande piacere stare qui a questa relazione a tutti voi. Compresi, ecco, gli studenti con cui faremo, stiamo seguendo questi argomenti, diciamo, nel corso. Condivido ogni parola di quanto detto dal professor Farina, quindi sì, ovviamente. E sottolineo anche che queste posizioni che magari il professor Farina offre non sono scontate. Quindi ecco, bisogna prenderle, dare il giusto peso a questa visione, perché non è sempre scontata. Quindi voi avete questa opportunità di essere una scuola che vi forma con questo approccio, e magari pensate che sia l'approccio giusto e l'approccio più scontato. E invece non è così, quindi è dato un ulteriore valore a questa posizione di integrazione, che non vuol dire appunto non essere né carne né pesce, ma vuol dire appunto riconoscere il valore dell'integrazione di più visioni insieme. E mi permetto anche di aggiungere che non solo la questione appunto biologia contro psicologia era completamente finta e artificiale, ma per alcuni aspetti anche la stessa divisione tra psichiatria, psicologia e neurologia lo è. Questa è un'altra espressione di visioni che vanno fatte per motivi appunto anche spesso organizzativi, ministeriali, così, però è chiaro che la natura funziona in maniera complessa, non è che la natura funziona in compartimenti stagni come noi, invece spesso no, siamo costretti a dividerla. E quindi ecco, in questa presentazione, in questa sessione di oggi, parleremo delle tecniche appunto di stimolazione, che sono proprio un ottimo esempio di tutto questo, ecco, di una visione, di un approccio che tiene in considerazione tutti i diversi aspetti. Allora, la mia presentazione appunto è sulla TDCS, che è una delle tecniche maggiormente utilizzate in, appunto nell'ambito neuropsichiatrico. Io appunto sono un psichiatra, quindi mi occuperò specialmente delle questioni di psichiatria. TDCS vuol dire Transcranial Direct Current Stimulation. Allora, cominciamo dire che esistono varie tecniche di brain modulation. Varie tecniche di brain modulation che possono essere classificate in molti modi diversi. Tant'è che non esiste una sola classificazione univoca, possono essere classificate in relazione al loro funzionamento, se tramite corrente elettrica, corrente magnetica, o appunto in molti modi. Un approccio con cui le si dividono è appunto basato praticamente sull'intensità, diciamo, dell'intervento. Per cui abbiamo delle tecniche di modulazione che si fondano sul modulare l'eccitabilità dei neuroni, cioè si impiegano per nel posto, diciamo, nel punto in cui si impiegano, i neuroni cambiano la modalità quantitativa con cui funzionano.
E per esempio appunto le due tecniche più famose di questo ambito sono la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione appunto la transcranial cardiac stimulation, che è quella di cui parliamo in questo contesto. Poi c'è una seconda serie di tecniche di brain modulation che sono quelle fondate sull'induzione della convulsione. Quindi anche in questi casi, diciamo, si possono usare sia la corrente elettrica sia con campi magnetici, ma diciamo la questione di queste tecniche, il momento, diciamo, fondante di queste tecniche non è tanto la modulazione dell'eccitabilità corticale quanto l'indurre artificialmente uno stato, una crisi convulsiva. E queste appunto sono la famosa electroconvulsive therapy, no? Che è la modalità odierna che si chiama, quello che un tempo era noto come electroshock, e la magnetic seizure therapy, fondata sugli stessi principi. E poi possiamo appunto vedere quelle più, ancora più invadenti, diciamo, fondate su, diciamo, che per essere applicate prevedono un intervento di carattere neurochirurgico. E queste sono appunto la deep brain stimulation, fondata sull'impianto chirurgico di un elettrodo nel sistema nervoso centrale, utilizzata soprattutto in casi di Parkinson e in psichiatria quasi esclusivamente nel disturbo ossessivo compulsivo, nella depressione, e la stimolazione del nervo vago. Consiste nell'applicare appunto degli elettrodi nel nervo vago, che è uno dei principali, diciamo, afferenze nervose, e quindi, diciamo, coordinandone l'attività. In questa presentazione, come dicevo, ci focalizzeremo sulla stimolazione transcranica a corrente diretta, in cui abbiamo appunto delle foto di come viene applicata e che adesso vedremo in dettaglio. Iniziamo dicendo che il fatto che la corrente elettrica avesse qualcosa a che fare con il sistema nervoso è una nozione nota da molto tempo, in realtà, diciamo, nella medicina occidentale. Per cui i primi riferimenti a queste, ad esempio, si ritrovano nella medicina romana. Ad esempio, il medico Scribonius Largo riporta come, appunto, in qualche modo l'utilizzo dei pesci, no? Di questi pesci in grado di veicolare elettricità, per esempio il torpedo d'Orfeo e il torpedo Nobiliana, venivano in talvolta utilizzati come trattamento per la cefalea. Quindi, diciamo, a livello empirico, questa, ovviamente senza conoscere i dettagli di questa relazione, il fatto che ci fosse un collegamento tra elettricità e cervello è noto da molto tempo. Le cose si sono, diciamo, poi approfondite a partire dal 1700, cioè ovviamente una rassegna storica estremamente superficiale, nel 1700, quando per esempio quando Galvani ha scoperto le caratteristiche elettriche del tessuto nervoso di quello muscolare. Cioè, fondamentalmente Galvani, che è stato uno dei primi scopritori proprio dei meccanismi di elettricità in generale, in termini fisici, ha anche scoperto che quegli stessi principi veicolano i meccanismi biologici di questi due tessuti, il tessuto nervoso e il tessuto muscolare. Cioè, in un certo senso, le scoperte delle reti elettriche possono essere applicate a questi tessuti, perché questi tessuti, con i loro fasci di neuroni, con i loro movimenti, diciamo, di cariche positive e negative, no? Appunto cloro, sodio, potassio, e via, esemplificano una rete elettrica appunto con lo scambio di elettrodi. Quindi, in qualche modo, questi tessuti rispondono alle leggi di elettricità. Il nipote di Galvani, Aldini, anch'esso, diciamo, studioso di questo ambito, è stato poi tra i primi a applicare direttamente la corrente elettrica, forme di corrente elettrica al sistema nervoso e studiare la differenza e studiarne gli effetti. Dal punto di vista della moderna tecnica della transcranial direct current stimulation, questa tecnica può essere fatta risalire agli anni 60. Negli anni 60, infatti, esce questo studio che dimostra come una corrente elettrica a bassissima intensità influenza l'attività corticale dei neuroni. Questa, appunto, è una tecnica uscita negli anni 60, quindi questa tecnica non può essere considerata come una tecnica nuova, appunto, visto che si conosce negli anni 60. Sebbene c'è da dire che è una tecnica che è stata per molto tempo in qualche modo passata in secondo piano,
un po', diciamo, ignorata dalla comunità clinica, insomma, scientifica, è tornata in auge un po' da una ventina d'anni, soprattutto in seguito, diciamo, ai successi della più studiata stimolazione magnetica transcranica, di cui appunto si accenderà nella prossima discussione. Scusami, questo Creutzfeldt è il Creutzfeldt, sì. Quello della Creutzfeldt Jacob? No? Sì. Okay. E allora, quindi, che cos'è la TDCS? La TDCS consiste nell'applicazione di un debole flusso di 1 mA, quindi qualcosa di paragonabile alle pile stilo come intensità, di corrente elettrica. Questo per dire, perché poi sempre chi sta intendendo parlare di corrente elettrica fa il collegamento, no, con la terapia elettroconvulsiva. In realtà parliamo di cose completamente diverse, perché l'intensità elettrica è completamente diversa, appunto, come abbiamo visto nella prima slide, si fondano su principi diversi. Questo si fonda sul principio dell'alterazione dell'eccitabilità neuronale, e quella si fonda sul principio dell'induzione di una convulsione. Quindi consiste nell'applicazione di un debole flusso di corrente elettrica emanato da una batteria a due elettrodi, l'anodo e il catodo, posizionati sullo scalpo, sovrastanti le aree corticali del saglio. Quindi l'apparecchio è fondamentalmente contenuto da questi due elettrodi e hanno un effetto opposto tra di loro, questi due elettrodi. Cioè l'anodo fondamentalmente ha l'effetto di aumentare l'eccitabilità corticale, perché l'anodo depolarizza e depolarizzando favorisce potenziali d'azione. Il catodo invece ha un effetto iperpolarizzante, quindi avendo un effetto di iperpolarizzazione diminuisce potenziali d'azione e quindi diminuisce l'eccitabilità corticale. Quindi siamo di fronte a uno strumento che non modifica a livello qualitativo il funzionamento dei neuroni, come può ad esempio fare un farmaco, ma che magari modifica la dinamica, non so, i geni che si esprimono, i neurotrasmettitori che si comunicano e così via, ma lo modifica a livello quantitativo, cioè i neuroni fanno ciò che erano disposti a fare di più o di meno, fondamentalmente, quando vengono stimolati con la TDCS. Come si decide l'area ASC? Abbiamo detto appunto che la tecnica si applica posizionando gli elettrodi sullo scalpo. Lo scalpo ovviamente è piuttosto grande, cioè un po' un universo, e quindi come si decide dove posizionarlo? Il posizionamento avviene secondo lo standard sistema 10-20 dell'elettroencefalogramma, di cui appunto ci parlerà più in dettaglio il professor Imperatore. Seguendo la distribuzione, no, anatomo-topografica del sistema 10-20 delle EEG, si possono posizionare gli elettrodi nel punto che si ritiene più opportuno. Chiaramente, e qual è il punto che si ritiene più opportuno? Chiaramente questo cambia a seconda della finalità dell'intervento. Noi sappiamo infatti che il CS si può utilizzare sia per motivi prettamente di ricerca, e per motivi prettamente di ricerca si possono andare a vedere gli effetti della stimolazione transiente, sia per motivi clinici, cioè per trattare una condizione. Quindi questo appunto è il generatore di corrente elettrica, questi sono gli elettrodi che si possono posizionare nei punti diversi dello scalpo a seconda dell'obiettivo, e abbiamo un elettrodo che, diciamo, depolarizza e un elettrodo che iperpolarizza. Cioè da dire quindi che un nome più adatto per questa tecnica, così come le altre, non è tanto brain stimulation, ma brain modulation. Perché appunto il termine stimulation in qualche modo evita il principio di stimolazione, appunto di eccitamento, quando invece l'eccitamento è solo una delle due possibilità che questi strumenti offrono. E c'è anche da dire che gli effetti ovviamente non sono univoci, siccome noi sappiamo che il sistema nervoso agisce in network, è ovvio che magari la stimolazione di una zona del sistema nervoso che è inibitoria risulta in una maggiore inibizione, e a sua volta l'inibizione di una zona stimolatoria può risultare l'inibizione di una zona inibitoria può risultare una stimolazione. Quindi in realtà bisogna poi anche stare attenti a considerare, diciamo, gli effetti locali non sono necessariamente gli effetti generali. Quindi, per quanto riguarda la psichiatria, diciamo che la TDCS è ancora in una fase in cui si usa prevalentemente a scopi di ricerca. Cioè si usa per capire come funziona il cervello, poi si usa in relazione a
ad esempio le onde, le fotografiche, come funziona un'onda piuttosto che un'altra, poi si fanno degli studi di CT, di DCS, e poi si vede la risonanza magnetica, per vedere tutte le variazioni funzionali e così via. Ci sono però una serie di condizioni cliniche in cui diciamo, i dati suggeriscono una discreta efficacia proprio clinica, per cui la TDCS, così come la TMS, vengono sempre più considerate come opzioni non solo appunto limitate all'ambito della ricerca neuroscientifica, ma all'ambito proprio clinico, appunto, per alleviare la sofferenza psicologica dei nostri pazienti. Fondamentalmente in psichiatria le dimensioni, gli aspetti sono questi tre, cioè depressione maggiore, le dipendenze e il miglioramento delle funzioni cognitive. Okay. Depressione. Allora, per quanto riguarda la depressione, il luogo in cui tradizionalmente, cioè appunto secondo le evidenze degli ultimi decenni, si applica con successo una terapia di brain modulation è la corteccia dorso-latero-prefrontale sinistra, quel che tu mostrate qui nella figura. Applicando stimolazione, diciamo, di carattere eccitatorio sulla corteccia dorso-latero-prefrontale sinistra, con diversi strumenti, la DGS ma anche con la TMS, si ottengono miglioramenti sul piano dell'umore. La spiegazione di ciò risiede nel fatto, ovviamente, non tanto nella corteccia prefrontale sinistra di per sé, quanto nel fatto che la corteccia prefrontale è un po' il centro di una complessa rete neurale che fondamentalmente media moltissimi degli aspetti legati all'umore. Questo, per esempio, è uno schema, anche per alcuni aspetti diciamo caotico, però preso appunto da uno studio di Treves del 2008, in cui dimostra come partendo dalla corteccia prefrontale, diciamo, la corteccia prefrontale ha delle connessioni anatomiche e funzionali con tutte le zone, diciamo, si parla in questi casi di network cortico-sottocorticali, cioè che partono dalla corteccia fondamentalmente arrivano al sistema limbico, all'ipotalamo, all'ipofisi, che sono in qualche modo collegate con la psicopatologia della depressione, vediamo all'ansia anticipatoria, la percezione dello stress, il rilascio di cortisolo, il sistema nervoso simpatico, la paura, il panico, l'attenzione, la percezione di piacere e così via. Quindi diciamo andando a intaccare, a stimolare la corteccia prefrontale sinistra con dei meccanismi con cui neanche dirlo non sono ancora chiaramente completamente noti, si migliorano le funzioni dell'umore, proprio perché si ipotizza, e studi di neuroimaging hanno confermato, che un ipofunzionamento della corteccia prefrontale medi o comunque causi o comunque sia un fattore che contribuisce all'abbassamento delle funzioni dell'umore e anche delle funzioni cognitive. D'altronde noi sappiamo come appunto la depressione, diciamo la fisiopatologia della depressione non sia in qualche modo unica completamente ben definita. Sappiamo sicuramente che coinvolge dei network che possono essere peraltro diversi a seconda dell'aspetto della depressione. Esistono depressioni e depressioni. Esiste la depressione caratterizzata da un abbassamento delle funzioni cognitive, una depressione caratterizzata da un marcato melanconia o pessimismo, una depressione ansiosa, depressione arrabbiata, una depressione psicotica e così via. E a seconda in qualche modo di quale sottodimensione di depressione si ha, ci sono dei network diversi coinvolti che comunque, come vedete, hanno sempre un punto di partenza fondamentale nella corteccia prefrontale. E una disfunzione della corteccia prefrontale o un ridotto funzionamento è legato appunto a un peggioramento dei sintomi depressivi. Il fatto poi che le funzioni, abbiamo detto che gli aspetti, diciamo, ecco, per quanto riguarda la depressione, è in assoluto la dimensione in cui la TDCS viene più utilizzata, ci sono più studi a riguardo. Quindi il fatto che la stimolazione eccitatoria della corteccia prefrontale sinistra porti a miglioramenti dei sintomi antidepressivi è una questione ben assodata, insomma, diciamo, abbastanza ben accettata ormai. Per quanto riguarda il fatto che la corteccia prefrontale abbia un ruolo anche nelle funzioni cognitive, questo, anche in questo caso, diciamo, si sa da molto tempo.
infatti il lobo frontale in relazione alle funzioni cognitive, no? È stato da alcuni studiosi americani chiamato il lobo del non mangiare il marshmallow, in relazione a uno studio famoso, no? Per cui esiste il teorema del keep calm and don't eat the marshmallow, uno studio famoso appunto di psicologia sociale degli anni 70, in cui un bambino veniva lasciato da solo, diciamo un adulto si spiegava a un bambino che lo avrebbe lasciato da solo in compagnia di un marshmallow, che è una cosa che i bambini americani piacciono molto, io personalmente trovo disgusto. Con noi avrebbe un altro significato questo riferimento, perché diciamo, non mangiarlo è giusto. Magari un zuppi di franchi. Esatto. Insomma, viene detto al bambino, io me ne vado, torno tra 5 minuti, se quando torno tra 5 minuti non hai mangiato il marshmallow, te ne do un altro. Ok, e se ne vanno. E quindi chiaramente i bambini si scervellano, no? sul ragionare su cosa è la cosa migliore di fare. Quindi magari ne sanno alcuni più impulsivi, alcuni che devono controllare la tua impulsività, in quel momento devono attivare, no? Tutta la possibile strategia, pianificazione di quello che succederà, diciamo del beneficio immediato contro il beneficio futuro. Insomma, tutte quelle caratteristiche che noi poi definiamo funzioni esecutive, che sarebbe una parte fondamentale dell'intelligenza umana e sociale. E poi quei bambini studiati al neuroimaging dimostrarono tutti quanti avere, cioè quelli in grado di, diciamo questo in qualche modo il substrato funzionale di questo ragionamento veniva individuato puntualmente nella corteccia frontale. E per questo appunto la corteccia frontale è chiamata il lobo del non mangiare il marshmallow. Appunto sono studi appunto degli anni 60 anche che identificavano questo evento del fisiologo russo Luria, che identificavano l'importanza del lobo frontale nelle funzioni cognitive. Un altro caso importante di evidenza clinica, di evidenza empirica, diciamo, dell'umore e funzioni cognitive in relazione al lobo frontale è quello di Phineas Gage, no? È il cosiddetto sul paziente più studiato nella storia delle neuroscienze. Questo individuo, un operaio che mentre lavorava si trovava vicino a un incidente e per cui ci fu un'esplosione e la sua testa fu trapassata fondamentalmente da una sbarra di ferro. La sbarra di ferro praticamente tagliò in due il suo lobo frontale, lui non ebbe nessun danno vitale, ma cambiò completamente la sua personalità, il suo umore, divenne irritabile, disforico, cambiò il suo grado di intelligenza e così via. E poi esistono proprio le evidenze cliniche, si sa che i pazienti che hanno dei disturbi del lobo frontale, tumori, ischemie, defetti anatomici, si presentano appunto con un grosso segmento di sintomi dell'umore, della cognitività e del comportamento. Questo appunto a supporto che è sempre lì, diciamo, ha ragione del fatto che è lì un luogo importante per andare a toccare quando si cerca di trattare appunto umore o cognitività nell'ambito dei sintomi delle tecniche di neuromodulazione. E vediamo ad esempio questa review in relazione alla cognitività del 2015, la TDCS, dimostra, questa è una review appunto che in questi brevi paragrafi sintetizza come i risultati nel miglioramento cognitivo siano soddisfacenti nel miglioramento appunto delle funzioni esecutive di pazienti con depressione, nel miglioramento di funzioni esecutive e memoria di pazienti con l'Alzheimer e con varie dipendenze. Sono interessante c'è anche il fatto che le funzioni cognitive a migliorare sono anche le funzioni cognitive dei pazienti sani, cioè le persone sane che si autosottopongono a protocolli, diciamo, di stimolazione con TDCS hanno delle performance migliori. È una forma di doping, di doping di carattere cognitivo. E questo, ad esempio, ha portato a degli usi, anche appunto non, diciamo, clinici ma non medici, nel senso che questi per esempio sono appunto articoli di giornale che fanno vedere come, ad esempio, ecco, le forze militari, l'esercito statunitense, sottopone i propri ufficiali, i propri soldati a stimolazione con TDCS, eccetera, nella corteccia prefrontale, per farli essere più performanti, quindi li imparano a guidare un aereo in meno tempo, cose di questo tipo. Una volta ho avuto modo di parlare con una persona che lavora a Milan Lab, il laboratorio del Milan, e lui mi diceva che anche Balotelli, per esempio, quando giocava al Milan, si sottoponeva a stimolazioni
cioè probabilmente con scarso risultato, però lui diceva, questo suo seminar, diceva che poi ti segnava tutti i rigori, perché questa cosa loro la facevano specificamente per far segnare i rigori, perché il rigore è un momento in cui c'è la concentrazione, no? È quello, e quindi loro erano contenti del suo outcome, non tanto in termini di personalità, ma in termini di goal sul risultato, che era quello il loro obiettivo. La TDCS, appunto, rimanendo sul tema della depressione, del funzionamento cognitivo, funziona bene anche nella depressione bipolare, come dimostrato appunto da questa recente meta-analisi, quindi 46 pazienti, 7 studi, quindi depressione non solo unipolare, ma bipolare. Chiaramente, come in tutti gli studi sulla depressione bipolare, qualunque cosa arrivi ad avere un effetto antidepressivo può avere il rischio di indurre un switch ipomaniacale, quindi e anche in questo caso ci sono stati alcuni pazienti che hanno registrato questo rischio, che da un lato è un fattore, diciamo, di rischio, dall'altro è il segno che la tecnica funziona, diciamo. Altra, appunto, area di intervento molto importante è quella delle dipendenze. Le dipendenze sono un campo enorme, diciamo, esistono dipendenze da sostanze, esistono dipendenze da comportamenti, diciamo, tutto ciò che accomuna l'area delle dipendenze è una iperattivazione del sistema del reward, cioè della gratificazione. Il sistema del reward è quel sistema neurofisiologico, originariamente a livello evolutivo pensato per gratificare quei comportamenti più alla base dell'evoluzione della specie, quindi fondamentalmente il piacere legato alla riproduzione e il piacere legato al cibo, quindi cioè le due cose senza le quali la nostra specie si estinguerebbe, e poi ci sono delle sostanze, dei comportamenti che sono in grado di innescare una iperattivazione di questo sistema, contribuendo a causare ciò che noi definiamo come dipendenza. E si è visto come questo, diciamo, è il circuito dopaminergico del reward, coinvolge queste tre aree, quindi ventral tegmentale, nucleus accumbens e prefrontal cortex. Si è visto in maniera abbastanza sostanziale come nei pazienti con dipendenza questo circuito sia iperattivo e in effetti cioè, dando quindi stimolazioni di carattere inibitorio, non più eccitatorio, che sempre diciamo, in diversi punti dell'area prefrontale, volte a ridurre l'intensità della potenza di questo circuito, i sintomi della dipendenza, come non so, l'astinenza, il craving, la tolleranza e così via, migliorano. Un'altra area di interesse per la TDCS è per la tecnica di stimolazione minerale e per la TDCS, è quella del cervelletto. Il cervelletto, infatti, è diciamo un organo da questo punto di vista particolare. In tutti i libri, diciamo, di anatomia o di fisiologia, quelli che voi non spero queste materie, avranno letto che la funzione del cervelletto è quella che è fondamentalmente motoria. Coordina i movimenti complessi e integra le informazioni necessarie al mettere in pratica movimenti complessi e coordinamento. In realtà, poi, anche in questo caso, nell'ultima quindicina di anni, c'è stato tutto un filone di studi che è andato a individuare tutte le funzioni non motorie del cervelletto. In realtà si è visto, ad esempio, che le efferenze del cervelletto sono da un lato collegate alle corteccia motoria, cosa coerente col fatto che il cervelletto ha un ruolo della motricità, ma in misura altrettanto importante il cervelletto è collegato con la corteccia prefrontale, proprio con quella corteccia che in realtà con il motore non ha niente a che vedere, ma ha a vedere appunto con gli aspetti più alti, con le funzioni cortico, diciamo, con le funzioni corticali di alto livello, quindi fondamentalmente appunto umore e funzioni cognitive. E quindi se esiste questa connessione anatomica ci sarà un motivo, insomma non può essere un caso. Questo è un po' il punto di partenza di questo filone. E in effetti sempre più studi poi hanno visto come il cervelletto ha un gioco di ruolo molto importante, cioè così come coordina movimenti complessi, anche nel coordinare pensieri complessi o emozioni complesse. Per cui si è addirittura arrivata a una localizzazione, diciamo, anatomica di queste funzionalità cerebellari, come vedete, no? Dove la parte più mediale si occupa della parte, diciamo, coordina o contribuisce a regolare aspetti emotivi, poi aspetti motori e poi aspetti appunto cognitivi. Quindi anche il cervelletto è, diciamo, recentemente utilizzato come zona target
più a livello sperimentale che non clinico, comunque un aspetto interessante per le tecniche di stimolazione. Ad esempio, l'importanza del ruolo del cervelletto nell'umore e nella cognitività è stato molto studiata dal gruppo di lavoro di Schmaman, che ha coniato il termine di sindrome cerebellare affettiva cognitiva, che è una sindrome che fondamentalmente emula la depressione o la disinibizione comportamentale, ma in realtà ha una base prettamente, diciamo, neurologica legata ad un danno cerebellare. Cioè, le persone con danno cerebellare possono mettere in atto, hanno delle disfunzioni sul piano emotivo, psicologico, comportamentale legate proprio al loro danno cerebellare, il cervelletto. Questi sono studi che abbiamo fatto sul tempo. E dal punto di vista della TDCS, per esempio, nel 2012, Pope e Mial hanno fatto il primo studio di stimolazione con TDCS sul cervelletto di individui sani e hanno visto che effettivamente delle stimolazioni cerebellari portavano gli individui sani ad avere migliori performance cognitive, cioè quindi senza andare a stimolare la corteccia prefrontale, ma solo stimolando il cervelletto, che è situato nella parte più posteriore del cervello, ma in virtù dei collegamenti appunto cerebello-frontali, loro riuscivano comunque a migliorare l'outcome cognitivo, per esempio in termini di calcolo matematico o di apprendimento, in queste due cose. Vedete, no? In entrambi i casi, dopo lo stimolo, c'erano delle performance nettamente migliori rispetto al prima dello stimolo. Tutto questo è un campo, diciamo, interessante, di cui appunto parlo perché anche sono occupato in prima persona, diciamo, degli aspetti della TDCS clinici e della sua, del collegamento frontale cerebellare, risiede nel mondo, diciamo, del disturbo bipolare, che è un disturbo ovviamente che tutti conoscete, molto importante, su cui, diciamo, si concentra una sempre maggior attenzione dal punto di vista clinico e scientifico. Questo è l'andamento classico per come viene descritto il disturbo bipolare, cioè soggetti che riescono a stare in eutimia, cioè hanno un controllo, diciamo, del proprio umore stabile, in cui da un certo punto della vita in poi alternano fasi depressivi a fasi maniacali, per poi ritornare in alcuni momenti a momenti appunto di eutimia, che potremmo così un po' grossolanamente definire normalità. Se prendiamo il DSM-2, cioè una cosa scritta negli anni 70, fondamentalmente negli anni 60, appunto, cosa diceva? Che la malattia maniaco-depressiva era caratterizzata da marcate alterazioni dell'umore e da una tendenza alla remissione. Okay? Quindi le alterazioni dell'umore sono queste, no? La depressione e la mania. Nel momento di remissione, che remissione in linguaggio medico vuol dire assenza di sintomi, è la fase eutimica che divide la fase della mania da quella dell'epomania. In realtà poi il quadro si è un po' complesso rispetto a questa prima definizione. Perché? Perché si è visto, anche in questo caso, che diciamo il disturbo non è caratterizzato solamente da un disturbo dell'umore, ma il gioco della questione della cognitività è di primo piano, sia nelle fasi, diciamo, depressive e maniacali, cioè quando uno è depresso e quando uno è maniacale, ha delle alterazioni del funzionamento cognitivo molto gravi. Ma... E questo, per esempio, era un elemento già individuato dai primi studi di disturbo bipolare. Questo, per esempio, è uno schema di Kraepelin. Kraepelin individuava il disturbo bipolare come l'oscillazione di tre elementi, appunto l'umore, l'energia, cioè l'agitazione psicomotoria, e per l'appunto l'intelletto, che è quello che lui definiva intelletto, che noi appunto definiremo come grado di funzionamento neuropsicologico o cognitivo. Ma si è visto che queste alterazioni cognitive hanno un ruolo importante anche nella fase eutimica. Ad esempio, questa è una meta-analisi effettuata in pazienti con disturbo bipolare in fase eutimica, cioè pazienti che secondo una vecchia definizione potrebbero essere considerati come rimessi, cioè pazienti curati, guariti, secondo la definizione del DSM-2, e si dimostra come in realtà in tutte, diciamo, a parte il quoziente intellettivo, tutte le altre categorie, quindi le misure di funzionamento esecutivo, le misure di apprendimento, le misure di attenzione, i pazienti bipolari in fase eutimica rispetto ai controlli hanno delle performance significativamente peggiori. E questi erano pazienti non trattati? Trattati. Perché il problema è che bisognerebbe capire se questo è l'effetto della malattia o l'effetto dei farmaci che prendono
durante anche le fasi otimiche, perché se prendi il litio, prendi lo stabilizzatore dell'umore, il tegreto, la differenza anche da questi, perché poi alcuni magari migliorano, altri peggiorano. Effettivamente in queste meta-analisi non ricordo se questi pazienti sono in trattamento o meno, però credo siano in trattamento. Però sì, certo, questo effettivamente. E siccome un bipolare diagnosticato è difficile che non faccia farmaci, lo credo. Sì, sì, non so, questo è parte. No, non credo che non lasci così senza farmaci, quindi penso tanto infatti di pazienti. Ho l'idea che non hanno insinuato a nessuno, quindi mi chiedo diciamo, se la pressione delle funzioni esecutive e delle altre funzioni cognitive non possa essere data dai farmaci. Quello può essere una cosa, anche se in realtà la maggior, per esempio il litio, si è visto che ha un elemento che potenzia le funzioni cognitive, ad esempio, ma il tempo è più già di meno, però in realtà sarebbe un elemento che magari non... No, però potrebbe essere un fattore confondente di rilievo. E anche sul piano fisiologico, questo per esempio è uno studio che abbiamo fatto insieme con il professor Imperatori, abbiamo visto che le onde P300... che è un marcatore, diciamo, fisiologico del funzionamento attentivo, sono marcatamente, diciamo, danno un'indicazione di marcata di peggiore disfunzionalità del disturbo bipolare in fase otimica rispetto ai pazienti sani. E tutto questo, e infatti, diciamo, dal punto di vista clinico, il DSM-5 è scritto negli anni 2000, ha cambiato il suo approccio, diciamo, e non pensa più che, diciamo, non si pensa più dal punto di vista clinico che la fase clinica sia un momento di remissione, ma che al contempo sia una fase in cui il paziente ha tutta una serie di bisogni, tant'è che, come appunto si dice nel DSM-5, circa il 30% dei pazienti mostra una grave compromissione del funzionamento lavorativo anche nella fase clinica. Il recupero funzionale è certamente minore rispetto al corso infarmacologico, soprattutto per quanto riguarda il recupero professionale, che determina uno stato socio-economico inferiore, nonostante le disposizioni prevalenti a quelle della popolazione in generale. Questo per dire che, mentre un tempo si considerava il paziente con disturbo bipolare in fase clinica un paziente remesso, adesso appunto si è resi conto che questi pazienti hanno cronicamente, anche quando non sono più così gravi da necessitare di un ricovero in ospedale o di una cura a dosaggi molto importanti, dei lievi tecnici cognitivi che, diciamo, li impediscono poi una totale, diciamo, riabilitazione del mondo lavorativo. E questa fase, che in tempo si definiva remissione, adesso si considera una fase di intervento clinico fondamentalmente, ovviamente con delle modalità diverse da quelle che si mettono in atto nella maniera della depressione. E tra i vari interventi clinici, per esempio, oltre ai farmaci, alla psicoterapia, alla psicoeducazione, alla riabilitazione psicosociale, alla cognitive remediation, c'è anche proprio quello delle tecniche di brain stimulation. E adesso, infatti, spesso si tendono a utilizzare in questa fase della vita, diciamo, psicopatologica dei pazienti con disturbo bipolare. Questo, ad esempio, è uno studio che abbiamo condotto proprio sulla TDCS, in cui abbiamo applicato una concomitante stimolazione prefrontale e cerebellare. Quindi, diciamo, prendendo, diciamo, entrambi un po' i due principali concetti che abbiamo parlato prima, abbiamo pazienti in fase autinica con disturbo bipolare ricevevano o la TDCS per fronto cerebellare o la TDCS per fronto cerebellare SHAM, ovvero placebo fondamentalmente. Pazienti paragonabili, tutte fondamentalmente le variabili di rilievo, e si è visto come alla fine dello studio solamente quelli che avevano la terapia reale rispetto alla terapia placebo avevano effettivamente un miglioramento del funzionamento cognitivo, come dimostrato la TMTP e la TLE-RECOL, che appunto misurano, potremmo dire, funzioni esecutive e attenzione sostenuta, e anche a livello neurofisiologico, perché abbiamo visto che appunto dopo la TDCS l'onda P300 si manifestava con minor tempo di latenza e maggiore ampiezza, che sono entrambi marcatori di maggiore, diciamo, qualità del flusso neurocognitivo dei pazienti che hanno ricevuto la TDCS reale, ma non in quelli che hanno ricevuto la stimolazione placebo. Una cosa abbastanza interessante è che negli stessi mesi, praticamente, di quando poi è uscito il nostro lavoro, un altro gruppo di lavoro ha fatto uno studio praticamente identico, raggiungendo gli stessi risultati. E questo è una cosa, insomma, che è interessante, perché ovviamente nessuno dei due gruppi sapeva, diciamo, l'esistenza dell'altro, perché non avevano lavori andati in contemporanea. E in questo caso, appunto, la stimolazione transcranica a corrente diretta
anche incontrato il prefronto cerebellare, ha portato a un miglioramento di aspetti appunto neurocognitivi misurati con altre dimensioni. Con questo concludo, vi ringrazio per l'attenzione e credo che possiamo fare un dibattito adesso o dopo. Sì, direi adesso. Voi. Allora, intanto diciamo complimenti al professor Bersani perché diciamo, hai fatto una relazione molto chiara, ricca di contenuti, soprattutto un grande ragionamento clinico. Io ho tre domande da farti. Intanto due domande tecniche, ovvero la distanza tra gli elettrodi. Immagino però che produca effetti diversi, però, perché a corrente costante la distanza degli elettrodi dovrebbe dare, diciamo dovrebbe comunque sia reclutare una popolazione magari minore, di aree corticali, ma forse può essere anche più intensa o no? Diciamo che sicuramente la distanza gioca, un ruolo nel poi intermediare gli effetti fisiologici. Comunque, degli studi che si fanno, la distanza ci sono sia studi in cui gli elettrodi vengono posti effettivamente molto vicini, in cui per esempio si applica per esempio la depressione l'anodo stimolatore sulla corteccia sinistra e l'inibitorio sulla corteccia destra, quindi in realtà molto ravvicinati e funzionano. E sia studi in cui, per esempio, l'elettrodo stimolatore viene messo sulla corteccia sinistra e quello inibitorio magari sulla spalla, cioè in posti completamente lontani. Entrambi hanno dimostrato funzionare. Quindi direi che ancora non c'è un quadro chiaro su come la distanza influenza poi l'outcome clinico, sebbene a livello fisiologico sicuramente non. Allora direi al professor Imperatore di prendere appunti perché bisognerebbe fare degli studi di neurofisiologia accurati per vedere come variano queste cose. Poi un'altra cosa, Saverio, scusami, che ovviamente questo riguarda però le aree corticali più superficiali, immagino. Sì. La stimolazione avviene solamente nelle aree corticali. Ed è una stimolazione in realtà lieve, come appunto forse poi verrà detto nella presentazione dopo, ancora meno intensa rispetto a quella della TMS. Cioè, mentre la TMS, ad esempio, induce di per sé il potenziale d'azione, la DDCS neanche arriva a indurlo, solo a favorire. È chiarissimo, questo è chiarissimo. Allora... Però c'è da dire che chiaramente una modificazione a un'area superficiale può indurre attraverso i circuiti una modificazione nell'area più profonda. Certamente, quantomeno agisce sui network corticali superiori per poi dopo magari avere un'influenza anche su quelli inferiori. Ultima cosa, l'ultima domanda che ti volevo fare, poi lascio le domande ai colleghi dell'uditorio, ma sicuramente proprio per il suo aspetto, quindi non diretto come la stimolazione magnetica transcranica, ma di fatto facilitatorio e inibitorio generale, mi chiedo se esistono degli studi di efficacia sul trattamento combinato con TMS e DDCS? No, per esempio DDCS e intervento per esempio di riabilitazione cognitiva, di psicoterapia, proprio perché comunque sia è un effetto, se ho capito bene, lo scopo è quello di facilitare e tra l'altro dinamizzare probabilmente l'altro. Mi chiedo se appunto questa cosa qua non è stata utilizzata da questo modo. Direi di sì, anche perché in realtà tutti gli studi vengono fatti, anche per tutti gli studi clinici, vengono fatti per motivi anche appunto prevalentemente etici, su pazienti considerati farmaco resistenti. Quindi in realtà quasi tutti questi studi gli effettuati partono dal presupposto che si tratta di una terapia che si integra con le altre, cioè che, appunto, che non sostituisce le altre, tant'è che viene studiata in pazienti che già prendono altre terapie, perché per essere definito farmacoresistente vuol dire resistente ai trattamenti classici, che sono appunto farmaci, psicoterapie e cose varie. Quindi direi proprio di sì, anzi, che questo è un po' l'ambito in cui si muove la TDCS, cioè quello dell'integrazione con le altre terapie. Sì, molto, davvero molto interessante, sarebbe interessante fare degli studi con diversi gruppi in cui dare un trattamento solo a
TDCS, le due in combinazione e lo SHAM. Questo secondo me ci farebbe capire molto meglio, diciamo, la potenza di questo strumento. Ci sono domande nel pubblico? Una ventina di minuti. E gli studi sono stati fatti a confronto fatto per ogni singola stimolazione? No, beh, allora, studi di carattere fisiologico, cioè ad esempio uno vede come una singola stimolazione migliora, diciamo, un certo pattern a livello dell'encefalogramma, neurotrasmettitori, neuroimaging, così anche dopo una singola stimolazione. Studi di carattere clinico invece, cioè se uno invece vuole andare a vedere il miglioramento dell'umore o del funzionamento cognitivo in generale, hanno tutti richiesto una tempistica, almeno qualche stimolazione, ecco, almeno una di 4-5 giorni di stimolazione, dove uno per una ventina di minuti si stimola. E c'è qualche studio che mette in relazione questa pratica e quelle di neurofeedback? Allora, chiaramente sono due approcci che condividono, diciamo, un background comune. Studi diretti di confronto, Claudio, non credo che esistano, cioè qui si vede se mi piace uno o l'altro. D'altronde stiamo comunque parlando di due tecniche abbastanza, entrambe ancora non utilizzate tantissimo, e entrambe in quella ricerca è anche difficile da praticare, che sono delle persone molto complianti, no? Cioè che vengono ogni giorno, fanno, quindi non sono studi, sono strumenti facilissimi da studiare, diciamo. Guardi, un par si sta dicendo una cavolata, Non ti preoccupare. Il grafico che ci ha fatto vedere, no? Di leucemia, poi disturbo depressivo e disturbo maniacale, ha detto che poi può ritornare una forma di leucemia. Però non ho capito, lei ha detto fondamentalmente che si può ritornare in quella forma attraverso trattamenti o farmacologici o psicoterapeutici, psicoeducazione, così. Ma allora la prima parte in cui il trattamento non è stato ancora messo in atto, ma perché il soggetto c'è una forma di leucemia? Che prima dell'esordio psicopatologico? Sì. Beh, tu mi stai chiedendo, diciamo, mi stai chiedendo perché un individuo è sano prima che sviluppi una psicopatologia? Beh, però non è una patologia che comunque insorge la motivazione, cioè comunque ci sono dei marker iniziali per disturbo bipolare, perlomeno disturbi unipolari di depressione, insomma, ci sono. Però l'eutimia è prima del disturbo bipolare, quando arriva un disturbo bipolare vuol dire che il disturbo bipolare è già esordito, quello è esordio. Ci sono ancora forse. No, cioè non è che si può curare qualcuno prima che sviluppi un disturbo, diciamo. Ci sono degli studi sui fattori predittivi, e questo è giusto, cioè che dicono dei marcatori biologici, sociologici, antropologici, che ti dicono quali sono eventuali fattori di genere, dicono quale persone hanno un po' più di rischio di sviluppare qualcosa, ma non si usa. Diciamo, l'unico ambito in cui si fa una cosa del genere è con le psicosi, perché si tratta di individui ad alto rischio della psicosi ancora prima che si sviluppi una psicosi. Quello in psichiatria, che io sappia, è l'unico ambito in cui si fa. Quanto dura l'effetto? Questa è una buona domanda a cui non c'è una buona risposta, nel senso che quasi tutti gli studi misurano i risultati nel breve termine, cioè magari appunto uno fa un protocollo e misura poi i miglioramenti subito dopo o nelle 2, 3, 4 settimane dopo, e quindi fino a questo range di tempo, fino a un mesetto dopo, si sa che l'effetto è buono. Oltre il mesetto i dati sono scarsi, ecco, però poi si può ripetere. Sì, certo, ci sono sicuramente degli studi dove si vede che, ad esempio, ripetendola nel tempo, magari delle sessioni di richiamo, così è d'aiuto. Fino ancora però non è stato istituito un protocollo che prevede un trattamento di tot. No, è un work in progress. Ora, i protocolli attuali, per esempio, per la depressione prevedono 3 o 4 settimane di stimolazione di 20 minuti 5 volte a settimana. E poi il paziente dopo quanto viene rivisto? Dopo, alla fine delle 4 settimane? Beh, questo poi dipende dalla pratica clinica, insomma, da quanta l'esigenza da paziente a paziente. Grazie. Lascio la parola. Grazie dell'attenzione.
Benissimo, procediamo. Introduco il professor Claudio Imperatori, professore di studenti. Allora, non hai bisogno che ti introduca. Professore all'Università Europea di Roma, lui ha seguito con noi in carne in sé il modello, potremmo dire così, anche dello studente ricercatore, perché ha fatto con noi tutto, la triennale, la magistrale, il dottorato di ricerca, e appunto voi lo conoscete molto bene. Il professor Imperatori è psicologo, ricercatore, professore qui all'Università Europea di Roma, alla facoltà di psicologia. E oggi ci parlerà di uno dei suoi ambiti di ricerca, che appunto è neurofeedback. Adesso carichiamo la presentazione. Mi sentite tutti se parlo anche senza microfono? Sì. Ok, meglio. Allora, grazie a Padre Alberto per la presentazione e grazie a voi per essere venuti così, così numerosi. Allora, come diciamo, abbiamo cominciato a vedere già dal primo intervento, e come vedete poi anche dall'intervento successivo, negli ultimi anni sono aumentati in maniera esponenziale gli studi che hanno appunto indagato, hanno cercato di indagare l'utilità delle tecniche di neuromodulazione nella pratica clinica. La prima differenza che diciamo dobbiamo fare con la tecnica che ci ha presentato adesso il professor Bersani, con quella che dopo ci presenterà il professor diciamo nell'intervento successivo, è che TMS e TDCS possono essere diciamo categorizzate da un punto di vista tecnico come tecniche di neuromodulazione esogene. Che vuol dire? Vuol dire che, come avete avuto modo di vedere, producono dei cambiamenti indotti dall'esterno. Cioè è il tecnico, è lo psichiatra o il neurologo o l'infermiere o lo psicologo che diciamo produce dei cambiamenti stimolando determinate regioni cerebrali. Il neurofeedback invece funziona in maniera differente, cioè è una tecnica di neuromodulazione endogena. Che cosa vuol dire? Vuol dire che i cambiamenti a livello corticale sono prodotti dall'attività stessa del paziente o del soggetto. Cioè è il soggetto stesso che arriva a modificare la propria attività diciamo corticale, elettrocorticale. Che cos'è infatti il neurofeedback? Viene definito come una tecnica basata sul condizionamento operante attraverso la quale gli individui apprendono a controllare o modificare la propria attività elettrica. Come avviene questo processo? Il funzionamento è abbastanza semplice. Vengono posizionati degli elettrodi sullo scalpo e un'interfaccia grafica cervello-computer, cioè un'interfaccia che collega direttamente l'attività elettrica a uno schermo, fornisce in tempo reale un feedback, cioè un'informazione, uno stimolo di ritorno visivo o uditivo che è relativo alla propria attività elettrica corticale. Vi faccio vedere un video che vi chiarirà un pochino. Allora, Mark è un bambino che soffre di ADHD, cioè disturbo dell'attenzione, e sta seguendo una seduta di neurofeedback. Si accomoda sulla poltrona, una volta che gli sono stati posizionati gli elettrodi, comincia il suo training. L'obiettivo del training, che diciamo la psicoterapeuta dice a Mark, è dice, cerca di far volare il razzo tra gli asteroidi senza farlo scontrare appunto con gli asteroidi stessi. È Mark stesso che sta guidando l'asteroide. Come? Gli si dice, guarda, l'asteroide si muoverà diciamo gradualmente man mano che tu ti concentrerai. Più tu ti concentri, più l'asteroide andrà veloce. Se tu invece diciamo ti distrai, l'asteroide si rallenta e in qualche modo può andare incontro a schiantarsi. Mark non sa niente della propria attività elettrica cerebrale, eh? Lui cerca soltanto di trovare una strategia per concentrarsi e per far volare l'asteroide. Che cos'è che succede praticamente? Che a livello neurofisiologico la concentrazione di Mark altro non è che legata alle sue onde cerebrali. Cioè più lui si concentra, più le sue onde cerebrali veloci, ad esempio l'attività beta che avete visto per un momento,
incrementa, e incrementando fa muovere l'asteroide. Il movimento dell'asteroide sarebbe il nostro rinforzo, sarebbe il rinforzo positivo che il bambino riceve e che quindi diventa progressivamente in grado di trovare una sua strategia di concentrazione e portarlo gradualmente a modulare, meglio, automodulare la propria attività corticale. E quindi appunto Mark stesso che produce il cambiamento gradualmente, attraverso varie sedute, della sua attività elettrocorticale. Quindi, come funziona il neurofeedback? Hammond, che è uno dei massimi, diciamo, esperti nel settore, fa una metafora abbastanza calzante. Paragona il neurofeedback come una sorta di palestra per il cervello. Cioè il cervello che fa attività fisica, attraverso la quale noi siamo letteralmente ricondizionati, anzi, ricondizioniamo il nostro cervello stesso. Allora, una piccola precisazione che vi voglio fare, che adesso diciamo approfondisco. Fino adesso diciamo abbiamo parlato di quello che viene chiamato in letteratura EEG neurofeedback, cioè nel senso il feedback che viene fornito al soggetto deriva dalle sue onde elettroencefalografiche. In realtà negli ultimi anni si stanno diffondendo sempre di più altre tecniche di neurofeedback basate ad esempio sulla risonanza magnetica funzionale. Il principio di funzionamento è lo stesso, sempre il rinforzo positivo che il soggetto riceve, ma non si basa più sulla sua attività elettrica, ma si basa ad esempio sul metabolismo cerebrale, cioè come funziona la risonanza magnetica funzionale. Vi faccio vedere questo studio pionieristico, bellissimo, che è stato, diciamo, pubblicato nel 2017. Cosa hanno indagato i ricercatori? Hanno indagato l'effetto del neurofeedback nel craving da cibo, cioè nel desiderio incontrollabile verso i cibi altamente appetibili. Cosa facevano? Facevano vedere delle immagini di cibi appetibili e vedete l'intensità che gradualmente diminuiva? L'intensità diminuiva man mano che loro riuscivano a controllare l'attività di aree cerebrali come la corteccia prefrontale, l'amigdala, l'insula, che sono associate con il craving da sostanze e in particolare da cibo. Cioè, più loro riuscivano a controllare, a ridurre l'attività di queste regioni, che ovviamente quando una persona vede un bel panino scaricano molto, molto più velocemente, più loro riuscivano a ridurle, più le immagini si riducevano e quindi loro riuscivano a controllare la propria risposta neurofisiologica al craving. Ora ovviamente, qual è il problema? Vi immaginate a mettervi una risonanza magnetica nello studio? Diciamo poco pratica, soprattutto poco pratica in termini sia economici, sia in termini di praticità proprio logistica. Vedete, il neurofeedback invece è uno strumentino del genere, molto comodo, molto piccolo, che appunto a livello di praticità ovviamente è molto migliore. Allora, dal primo studio sul neurofeedback che risale al 1971, quando Barry Sternman nel suo laboratorio conduce il primo studio di neurofeedback su pazienti epilettici, sono aumentati appunto anche qui in maniera esponenziale gli studi che hanno indagato le applicazioni cliniche di questo strumento, diciamo. E ci sono numerosi studi che dimostrano l'efficacia del neurofeedback nella dipendenza da sostanze e da alcol, nei disturbi d'ansia, nella depressione, nel disturbo da stress post-traumatico, nella ADHD ce ne sono tantissimi, nei disturbi del comportamento alimentare, nei disturbi del sonno e in quelle che adesso vengono chiamate learning disabilities e che una volta venivano chiamati disturbi specifici dell'apprendimento. Allora, tra i vari training di neurofeedback, quello che sicuramente negli ultimi 30 anni è stato più studiato da parte dei ricercatori è l'alpha theta training. L'alpha theta training è stato ampiamente studiato perché la cosa interessante è che funziona, diciamo, diversi studi dimostrano la sua efficacia in diversi disturbi clinici. Viene utilizzato anche su popolazioni non cliniche, ma la cosa particolare è che ancora non si sa perché funziona. Cioè, qual è la teoria della cura dell'alpha theta training? Quali sono i meccanismi che producono un cambiamento e soprattutto perché? In che cosa consiste il training? Il training consiste nel, diciamo,
consiste nel far arrivare il paziente a uno stato di profondo rilassamento. Nella pratica, il paziente si accomoda su una poltrona comoda, lo si fa stare per circa 25 minuti con gli occhi chiusi e gli si dice di cercare di rilassarsi il più profondamente possibile. Quali sono i rinforzi che vengono forniti al soggetto, al paziente che fa il neurofeedback? Due tipi di rinforzi. Il soggetto sente o uno stimolo, diciamo, o lo stimolo del ruscello, di un suono di un ruscello piacevole che, diciamo, si associa ad uno stato di rilassamento superficiale, o un rumore dell'oceano, il suono dell'oceano, quando invece il paziente mano a mano riesce a rilassarsi sempre più profondamente. L'obiettivo è quello di raggiungere uno stato, appunto, di profondo rilassamento simile a uno stato meditativo, con gli occhi chiusi e senza cadere nel sonno. Quello che si dice al paziente è di abbandonarsi e di cercare di rilassarsi, senza pensare troppo al training, cioè dice, cerca di abbandonarti, il tuo cervello sa quello che deve fare e riuscirà da solo a trovare la strada giusta. Ed è esattamente quello che funziona, perché il rinforzo che riceve gradualmente lo porta sempre di più a rilassarsi. Allora, diciamo, le varie aree bersaglio, diciamo, soprattutto il neurofeedback viene posizionato sulla corteccia parietale, è in grado di rilevare maggiormente quello che viene chiamato crossover, cioè il punto in cui le onde teta, che si associano appunto al rilassamento profondo, superano le onde alfa, quelle che invece si associano a un rilassamento più superficiale. Il feedback sonoro del ruscello è collegato alle onde alfa, mentre il feedback sonoro dell'oceano è collegato alle onde teta, quindi del rilassamento più profondo. Il primo studio randomizzato controllato su questo sull'alpha theta training, guardate bene, risale al 1989. Peniston e Kulkowski mettono a punto l'alpha theta training e lo utilizzano per vedere i cambiamenti nei pazienti che soffrivano di dipendenza da alcol. Cosa hanno scoperto i ricercatori? I ricercatori hanno scoperto che rispetto ai pazienti che facevano un trattamento medico basato esclusivamente sui farmaci, chi faceva l'alpha theta training, i pazienti facevano l'alpha theta training per 30 minuti, due volte alla settimana, per un totale di 15 sedute, mostravano un cambiamento nei parametri EEG, mostravano un incremento delle beta endorfine, mostravano inoltre una riduzione dei sintomi depressivi e, a un follow-up di 13 mesi, mostravano un decremento dei tassi di ricaduta. Voi sapete bene che le dipendenze si caratterizzano proprio per alti recidivi di ricaduta, e questo training a 13 mesi di distanza, chi aveva fatto il training risultava, diciamo, essere più resistente al fattore ricaduta. Due anni dopo, gli stessi autori replicano i risultati su un'altra popolazione clinica, i pazienti che soffrivano di disturbo da stress post-traumatico, rilevando fondamentalmente stessi risultati. Ancora qualche anno dopo, gli autori si focalizzano sempre su pazienti con dipendenza da alcol, ma che caratterizzati soprattutto da tendenze depressive, dimostrando sempre gli stessi risultati, cioè un'efficacia soprattutto a livello della riduzione dei sintomi clinici e di un miglioramento dei parametri di EEG. Negli anni più recenti, invece, il neurofeedback e soprattutto l'alpha theta training sono stati ampiamente utilizzati per i pazienti che soffrono di dipendenza da sostanze. In particolare, il gruppo del Ghani e Arani ha fornito diversi studi sull'efficacia dell'alpha theta training nel trattamento della dipendenza da oppiacei. In particolare, quello su cui sembra agire meglio l'alpha theta training è proprio nella riduzione del craving, nella riduzione, cioè quindi, di questo desiderio intenso che molto spesso porta, è il fattore di rischio che porta la maggior parte delle persone ormai disintossicate a ricadere nella dipendenza, oppure ha una difficoltà proprio nell'uscire dal percorso, nell'uscire dalla dipendenza. Stessi risultati sono stati anche, inoltre, recentemente confermati su pazienti che soffrivano di dipendenza da metanfetamine. Il nostro gruppo di ricerca ha condotto uno studio, qui in questa università,
diciamo, arricchendo un pochino il panorama scientifico sull'argomento, indagando anche l'efficacia dell'alfa beta training nel food craving, cioè nel craving da cibo. Cosa abbiamo visto in particolare? Abbiamo visto che rispetto ai soggetti che facevano l'alfa beta training, rispetto ai soggetti che non facevano l'alfa beta training, chi si sottoponeva a 10 sedute di alfa beta training, della durata sempre di 25 minuti, riportava un decremento significativo del desiderio verso i cibi ipercalorici, ma soprattutto, guardate, una riduzione, un incremento di attività nella banda alfa e G in determinate aree cerebrali che svolgono un ruolo cruciale nel food craving, tipo l'insula, che prima abbiamo visto, tipo il giro parepocampale, la corteccia retrospleniale, eccetera, eccetera. Quindi in tutte aree in cui che sono fondamentali per, diciamo, che attivano la persona durante il food craving, abbiamo trovato un incremento di questa onda alfa, dell'onda alfa, che è un'onda tendenzialmente inibitoria. Quindi i risultati, come sono stati interpretati, è che l'incremento di questa banda di frequenza si associa quindi a una inibizione di quelle aree che invece sono fortemente associate con il craving da cibo. Un'altra cosa interessante che vi ho accennato marginalmente quando ho parlato di alfa teta training è che questo tipo di neurofeedback viene utilizzato tantissimo, ad esempio, anche per migliorare le performance cognitive e affettive in soggetti sani, e viene utilizzato tantissimo anche per migliorare la creatività da un punto di vista artistico. Ad esempio, ci sono tantissimi studi che dimostrano come i musicisti che praticano alfa theta training, fanno delle sedute di alfa theta training, riportano un miglioramento delle capacità creative subito dopo il training. Ora, come vi dicevo prima, ancora non è chiaro quali sono i meccanismi psicobiologici alla base di questo training, cioè perché funziona e soprattutto perché funziona in tutti i disturbi apparentemente diversi: alcol, sostanze, PTSD, craving da cibo, migliora le performance cognitive, le performance creative, eccetera, eccetera. È stato proposto che, diciamo, il profondo rilassamento a cui arrivano i soggetti dopo il training produca un miglioramento del benessere e soprattutto l'abilità di tollerare meglio lo stress e una consapevolezza emotiva. Da un punto di vista neurofisiologico, invece, diciamo, questo training è stato ipotizzato essere in grado di incrementare la connettività funzionale, cioè la sincronia neuronale, in ampi network corticali. Soprattutto, diciamo, aumenterebbe la capacità di connettersi tra le aree posteriori e anteriori. Ora, tutte queste informazioni possono essere racchiuse in un unico costrutto, che è quello della mentalizzazione, dove per mentalizzazione si intende generalmente la capacità di comprendere i propri e gli altrui stati mentali al fine di guidare in maniera adattiva e funzionale il comportamento. Ora, la mentalizzazione, diciamo, la possibilità che l'alfa teta incrementi la mentalizzazione spiegherebbe anche perché questo training risulta essere efficace in tutta una serie di disturbi, come vi dicevo prima, apparentemente differenti, ma che si accomunano dal fatto di essere tutti caratterizzati da deficit di mentalizzazione. Inoltre, dal punto di vista neurobiologico, la mentalizzazione è considerata, diciamo, una capacità emergente dall'attività dinamica e integrata di ampi network neurali, soprattutto il default mode network, che è un network che, diciamo, riflette l'attività di fondo del cervello e si attiva in una condizione di resting state, cioè quando il cervello non è impegnato in nessuna attività cognitiva, e che prevede, appunto, come vedete, l'integrazione di diverse aree cerebrali come la corteccia frontale mediale, la corteccia cingolata anteriore e posteriore, il lobo temporale, il lobo parietale inferiore e l'ippocampo.
Quindi quello che ci siamo chiesti noi è, ok, è forse la mentalizzazione che incrementa il default mode net, che è incrementato dall'alpha theta training? Ed è questa, diciamo, domanda a cui abbiamo provato a rispondere con l'ultimo studio che abbiamo fatto sul neurofeedback. Allo studio hanno partecipato 22 ragazzi che sono stati assegnati in maniera, cioè 44 studenti che sono stati assegnati in maniera randomizzata a far parte, appunto, di prendere parte a 10 sedute di alfa teta oppure a una waiting list, cioè non ricevevano alcun tipo di trattamento. Quello che abbiamo visto è che dopo 10 sedute di alfa teta, chi aveva seguito il training mostrava un incremento delle capacità di mentalizzazione misurata attraverso un self-report e soprattutto un aumento della consapevolezza emotiva e della capacità di regolare i propri affetti, i propri, diciamo, regolare le emozioni. La cosa più interessante però che abbiamo notato è che dal punto di vista neurofisiologico chi faceva l'alfa teta dopo il training mostrava un incremento delle connessioni a livello del default mode network, in particolare in quelle aree come la corteccia cingolata anteriore e l'ippocampo, la corteccia cingolata anteriore e il lobo temporale, che, come vi ho detto, sono centrali appunto in questo network. Inoltre, rispetto a, sempre al gruppo di controllo, chi faceva il neurofeedback mostrava anche un incremento delle connessioni tra la corteccia cingolata posteriore di destra e di sinistra, che, oltre ad essere uno snodo cruciale del default mode network, svolge un ruolo determinante in processi come la regolazione delle emozioni, in processi come la valutazione cognitiva, la pianificazione, eccetera, eccetera. Quindi, dando in qualche modo un segnale positivo di quello che ci siamo chiesti, cioè se effettivamente appunto l'alfa teta training potesse incrementare la mentalizzazione e il default mode network. Vi accenno che stiamo, diciamo, cercando di replicare questo studio in un gruppo di pazienti, psichiatrici che soffrono, che, diciamo, stiamo facendo uno studio naturalistico prendendo appunto pazienti che soffrono di disturbi dello spettro impulsivo compulsivo, che appunto sono caratteristiche hanno appunto deficit di mentalizzazione, e stiamo cercando di vedere se anche in una popolazione clinica psichiatrica questi risultati possano essere replicati. Concludo brevemente citandovi i limiti del neurofeedback. Allora, ci sono innanzitutto ancora pochi protocolli standardizzati. Ad esempio, il numero di sedute è differente. Peniston e Kurkowski nel 1989 fanno 15 sedute ai loro pazienti con disturbo d'alcol. Due anni dopo, nei pazienti con PTSD, raddoppiano, ne fanno 30. Quindi, il protocollo è lo stesso. Cambiano però il numero di sedute. E da quello anche che ci stiamo accorgendo, facendolo con dei pazienti psichiatrici, mentre 10 sedute possono essere utili in un campione non clinico, 10 sedute forse sono troppo poche in un campione psichiatrico e, come suggeriscono Peniston e Kurkowski, almeno 20 dovrebbe essere il numero ideale minimo. Un altro limite è che pochi studi hanno indicato la possibilità di effetti placebo, cioè la maggior parte degli studi, lo stesso di Peniston e Kurkowski, lo confrontano con un'altra condizione, tipo la terapia farmacologica o tipo la waiting list, ma nessuno valuta, ad esempio, la possibilità di effetti placebo, come si potrebbe fare, ad esempio, facendo sentire al paziente un finto feedback. Okay? Lui pensa di star modulando effettivamente la propria attività, in realtà è il computer che decide. Pochi studi riportano dati di follow-up. Ce ne sono pochi studi riportano dati di follow-up a 6 mesi e a 12 mesi, non ce ne sono ad esempio nessuno studio che prende in considerazione tempi più estesi, ad esempio 2 anni, per vedere se i cambiamenti osservabili sia a livello elettroencefalografico che a livello comportamentale si mantengono. E questo ovviamente è un problema, perché
il paziente, una volta che ha finito le sedute, non è che continua a farle. Ok, quindi in realtà, come tutte le forme di apprendimento, potrebbe andare incontro all'estinzione. Infine, in parte l'avevamo accennato prima con qualche domanda, pochi studi hanno confrontato l'efficacia del neurofeedback con altre tecniche di stimolazione o di neuromodulazione. E quindi questo qui, diciamo, potrebbe essere sia una prospettiva di ricerca futura, sia, diciamo, un obiettivo per costruire dei training sempre più solidi per il trattamento di condizioni cliniche. Grazie per l'attenzione. Allora, io evito di fare commenti e domande perché, insomma, non so fare l'oste, diciamo, che parla del suo vino, per cui non so se intanto se voi avete delle domande. Se i colleghi hanno delle domande o delle critiche. No, forse è un commento, diciamo, quando avete detto che appunto la questione esogeno versus endogeno, diciamo, mi ricordava un po', non so se può essere un paragone calzante, con il vaccino contro un farmaco, diciamo, antibiotico, qualcosa del genere. Cioè, come dire, il neurofeedback ricorda un po' magari un vaccino, cioè una cosa che ti addestra il tuo corpo, insomma, poi a gestire meglio il problema. Mentre invece il DCS è più una cosa data dall'esterno, che può essere un farmaco antibiotico che non so se probabilmente, diciamo, sicuramente avranno meccanismi di funzionamento differenti. L'idea di fondo, che mi sembra possa essere, secondo me, esplorata, è data dal fatto che, come diceva prima Claudio, una delle ipotesi forse più plausibili di funzionamento, diciamo, del neurofeedback è proprio quella di, diciamo, aumentare, diciamo, potenziare i network. Okay? I network dinamici, ovviamente. Dinamici. E da quello che ho capito dal tuo intervento, anche la tecnica che tu hai presentato sembrerebbe poter potenziare, diciamo, l'attività dei network dinamici. Okay? Quindi da questo punto di vista mi sembra che le due tecniche, pur con un funzionamento differente, forse potrebbero avere un target simile. Tant'è che Claudio l'ha accennato. Tutte e due che cosa fanno poi essenzialmente? Mobilitano, diciamo, l'aumento di quelle capacità, di quelle funzioni mentali che sono maggiormente sostenute dai network dinamici, che sono le funzioni esecutive superiori, sono, diciamo, la social cognition, eccetera, e così via. Quindi, diciamo, tutto sommato sembra essere plausibile questa ipotesi, credo. Okay. Io non ho capito, cioè, adesso. Ah, benissimo. Le volevo chiedere una cosa. Allora, riguardo alla meditazione, no? Spesso si è visto che ha degli effetti positivi, soprattutto in persone con problemi d'ansia. Nell'esporre l'alfa theta training, lei ha detto che non solo le condizioni alle quali è esposto l'individuo sono simili a quelli della meditazione, ma anche gli effetti. Esatto. Quindi, innanzitutto, quali sono le differenze tra l'uno e l'altro? E poi, se quindi, diciamo, lo studio degli effetti dell'alfa theta training non possa essere effettivamente uno studio degli effetti che la meditazione stessa ha. Allora, la domanda è molto pertinente perché, ad esempio, abbiamo fatto qualche mese fa un convegno sempre qui all'università sulla mindfulness vedendo i risultati delle neuroscienze, abbiamo visto che, ad esempio, anche la mindfulness arriva a modificare il default mode network, a incrementare la sua attività. Effettivamente, probabilmente, l'effetto finale è lo stesso. La differenza è come ci si arriva. Cioè, nell'alpha theta training, nella meditazione, tu apprendi una tecnica e la metti in atto. Nell'alpha theta training, la strategia la trovi da sola, ma, diciamo, quello che cambia è che tu ricevi gradualmente, è quello il neurofeedback, cioè un rinforzo se stai facendo bene. Cosa che invece nella mindfulness tu apprendi una tecnica e la applichi. Quindi probabilmente il risultato finale è lo stesso. Il processo con cui ci si arriva è differente, perché appunto tu nel neurofeedback hai bisogno di un feedback per arrivare a quel cambiamento. Okay? Però effettivamente anche gli studi delle neuroscienze
che si occupano di mindfulness, i network che si attivano e che si modificano dopo chi fa mindfulness o dopo chi fa alpha del training sembrano esattamente gli stessi. Altre domande? Allora, professore, scusi, su che base dovrebbe scegliere la mindfulness o questo training? Come diciamo, forse proprio per caratteristiche personali, diciamo appunto, la mindfulness, quello che potresti diciamo avere difficoltà nella mindfulness è proprio raggiungere uno stato di meditazione se non sei una persona abbastanza introspettiva. Ok, io per esempio non ci riuscirei mai a farlo. In realtà non riuscirei neanche a fare probabilmente il neurofeedback, però il neurofeedback forse mi aiuterebbe proprio perché vengo gradualmente rinforzato e gradualmente riesco ad arrivare a quell'obiettivo, mentre per fare la mindfulness tu devi avere una grandissima capacità introspettiva di chiuderti in te stesso e di ottenere quello, appunto, uno stato meditativo che magari senza rinforzi una persona non ci riesce. Ad esempio una persona che soffre del ADHD è impossibile. Appunto, per esempio, una persona che si offre di... Sì, però per esempio, appunto, poi la mindfulness, però la mindfulness anche viene utilizzata, viene, diciamo, per problemi di impulsività, eccetera, eccetera. Però, ad esempio, per un bambino può essere più utile fare un training che sembra quasi che sta giocando, che si diverte, piuttosto che appunto fare ore e ore di psicoterapia per migliorare l'attenzione, quando invece magari tu gli abbini mezz'ora di seduta e poi gli fai fare mezz'ora di neurofeedback dove lui appunto si diverte e nello stesso tempo riesce a potenziare i suoi circuiti neurali che sono magari deficitari. Quindi del suo ultimo studio che ha citato, no? Il gruppo di controllo era un gruppo di controllo non veniva fatto nessun tipo di trattamento, esattamente, non facevano trattamento. Quindi non è mai stato fatto uno studio in cui invece veniva fatto un training che però non era quello... No, ci sono pochissimi studi che vengono fatti su questa modalità, probabilmente anche, e diciamo in parte da quello che stava accennando prima il professor Persani, anche per motivi etici. Cioè, perché diciamo bisogna ottenere il comitato etico per non far fare un... Cioè, nel senso tu c'hai soggetti che gli dici che stai facendo fare qualcosa, in realtà non è vero. Quindi nel senso, o comunque dopo magari gli fai fare comunque altre sedute di psicoterapia, comunque bisogna trovare, diciamo, la modalità giusta per fare uno studio di questo genere. Ad Alberto, c'è una domanda là? Ci abbiamo, diciamo, una valletta di lusso oggi. Sono abituato. Quindi, i miglioramenti cerebrali che ci sono studi che hanno dimostrato l'efficacia anche a livello endocrino del neurofeedback? Sì, il primo studio, quello di Bennington e Tukoski sulle beta endorfine. In realtà solo quello, diciamo, hanno dimostrato che dopo il neurofeedback incrementavano i livelli di queste delle beta endorfine che, tra gli altri aspetti, diciamo, sono associati con il miglioramento della salute mentale e del benessere, quindi appunto sembrano essere associati appunto con uno stato, quello che viene definito generale, di salute mentale generale. Però, no. Ciao. Se parlavamo una settimana fa. Professore, un'ultima domanda. Non credo che lei ha detto prima una dipendenza da metossianfetamine o anfetamine, non l'ho capito. Metanfetamine, era una dipendenza da metanfetamine. Quella dello studio del Gagnaragno. Metanfetamine non porta una dipendenza a una certa dose, cioè sono anche utilizzate per esempio per la memoria. Allora a questo punto perché non dare a un bambino con un grado di HD una forma di anfetamina? Perché diciamo magari il professor Farina corrisponde più particolare. Dipende, se lo può trasformare in una pallina da ping pong, sì. È limitato. No, ma anche perché hanno provato effettivamente. Sì, no, che era una forma di inotropico. Sì, sì, è stato fatto, però ti ripeto, diciamo, il rischio è quello però di avere... Certo. Diciamo, ecco, un Balotelli in campo disregolato. Perché io l'avevo proposto.
cosa? Mentre invece tu anfetamine aumenta ancora. Ma peraltro, beh, negli Stati Uniti, cioè, le anfetamine sono farmaci, in alcuni sono l'Adderall, sono effettivamente una domanda, un'affermazione così. No, 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 non è per vino, tutt'altro, anzi, è stato utilizzato, però il problema appunto è che il rischio, diciamo. Un bambino in fase di sviluppo è basso. No, no, ma appunto il rischio è quello di farlo diventare come Obelix. Quindi diciamo bisogna stare attenti. Diciamo. Sicuramente per controllare. C'è magari una persona che ha completato lo sviluppo, che ha già completato vari training, vari metodiche che sono risultate efficaci. Certo, cioè il vantaggio per esempio delle tecniche che hanno illustrato i professori Bersani e Imperatori sono questi per esempio, che non sono da poco. Cioè che non hanno, diciamo, non sembrerebbero poter avere effetti collaterali. E questa è una cosa molto importante, perché diciamo noi non dobbiamo pensare, diciamo, ecco, ritornando, diciamo, all'utilizzo nel paziente bipolare, diciamo, un paziente bipolare, diciamo, comunque sia, purtroppo ha necessità di essere, diciamo, trattato con dei farmaci che hanno comunque sia dei certi effetti collaterali, e soprattutto, tra l'altro, in maniera cronica deve essere trattato con questi farmaci. Mentre, diciamo, mentre invece queste tecniche ci permettono non solo appunto di associare ad altri trattamenti evitando, diciamo, un carico eccessivo da un punto di vista per esempio farmacologico, e poi questa è una cosa molto importante dal punto di vista clinico, d'accordo? Perché per esempio, diciamo, chi deve prescrivere dei farmaci si deve sempre chiedere: allora io prescrivo, diciamo, tutta una serie di farmaci a un paziente e so che questi farmaci possono avere interazioni, effetti collaterali che si sommano, che modificano il metabolismo, insomma, che obbligano il paziente magari a continui controlli e verifiche dal punto di vista, diciamo, anche di clinica, di laboratorio e così via. Mentre invece il neurofeedback, o comunque sia, diciamo, la stimolazione di cui parlava il professor Bersani, sono cose che effettivamente, diciamo, non sembra che possano avere, vero, Saverio, diciamo, effetti collaterali apparentemente. No, no, l'ITCS e gli unici effetti collaterali sono appunto piccoli bruciori e un po' di mal di testa che va via dopo 5 minuti. Ecco, e quindi queste sono cose assolutamente, diciamo, tollerabili, e quindi, diciamo, una delle cose, diciamo, che si studia, diciamo, anzi che si dovrebbe studiare quando si fa il clinico è la famosa espressione primum non nuocere, ok? E quindi intanto sì, non si nuoce. E si possono fare tante applicazioni, eccetera, e così via, è integrato, quindi vuol dire che sono, diciamo, anche terapie maneggevoli. E dal punto di vista del clinico questa è una cosa molto importante, che siano terapie maneggevoli, ok? Se non ci sono altre domande, o ci sono, eccola. Ne parlava a livello clinico nell'ambito del PTSD complesso in particolare. Non mi ero posta domanda all'epoca, però adesso me la pongo come ricerca o anche a livello clinico, è tutto pensabile l'utilizzo di questa tecnica nei casi di dipendenza affettiva, o magari esiste qualche ricerca o nei casi di comorbidità interiorizzata? A che io sappia, no. Del genere, dipende. Qual è il sintomo su cui tu vai ad agire? Cioè, che la dipendenza affettiva, ad esempio, se il razionale potrebbe essere, cioè, la dipendenza affettiva si caratterizza, come per le altre dipendenze, da una forma di craving, cioè dalla voglia di stare sempre appiccicato all'oggetto. La dipendenza in questo caso è una persona. Quindi in realtà potrebbe essere, come razionale, potrebbe essere utilizzato. L'obiettivo qual è? Diciamo, se dovesse effettivamente portare a un incremento delle capacità metacognitive, una delle capacità metacognitive, diciamo, associate è quella di tollerare maggiormente gli stati stressanti, la consapevolezza emotiva, quindi comprendere, agire di conseguenza in stati, diciamo, di assorbimento emotivo, potremmo dire, e quindi in questo caso potrebbe essere utilizzato anche in questo senso. Non conosco però studi, anche perché la dipendenza affettiva anche a livello nosografico ancora molta difficoltà nell'essere, diciamo, è più probabile che vengano fatto con il disturbo borderline di personalità studi sul neurofeedback che con la dipendenza affettiva. Sì, facciamo un po' di dati su casi di relazioni violente. Sì, sì, sì. Le donne di solito non riescono a staccarsi. Potrebbe essere, diciamo, sì, come utilizzato appunto per
bisogna capire bene che tipo di sintomo e che tipo di razionale hai dietro alla base per andare ad utilizzare questo processo. Volevo sapere se sono stati effettuati studi anche sui pazienti di diversi clinici. Allora, diciamo, probabilmente no, nel senso come variabile principale di outcome, cioè io voglio vedere se modifica la lessinemia. Però, ti dico probabilmente che tutti quelli, i pazienti che erano dipendenti da sostanze, gradi di lessinemia ce l'avevano sicuramente, ok? Però, non, per esempio, in tutti gli studi del Ghani-Arani o comunque quelli che si occupano di dipendenza da sostanze, la lessinemia non era vista, non era valutata come variabile di outcome. Quindi, diciamo, ma probabilmente, diciamo, se migliora comunque la capacità di consapevolezza emotiva, misurata tramite un test generale che va con la salute mentale, probabilmente è un correlato indiretto della lessinemia. Quindi la risposta probabilmente è sì. Allora, se non ci sono altre domande, io farei un rapido coffee break. Scusate un attimo. Direi, quanto tempo abbiamo per il coffee break? Un quarto d'ora. Ok. Ti piace, lo sanno tutti.